Host 2017, siamo allo stand di Caffè del Caravaggio, una realtà dedicata esclusivamente all'Horeca, con Marco Morgandi, il responsabile commerciale Italia ed estero per l'azienda. Buongiorno Marco. Buongiorno. Buongiorno a lei. Raccontami che cos'è Caffè del Caravaggio, qual è la proposta che presentate qui a Host 2017 e naturalmente quali sono i vostri prodotti per l'Horeca. Sì, allora innanzitutto il Caffè del Caravaggio è una divisione che appartiene al gruppo Imetec, gruppo Tenacta di Bergamo, e nonostante Imetec sia avvolga in maniera completa il mondo casa, in realtà per quanto riguarda il caffè abbiamo voluto strutturare una proposta esclusiva per il mondo Horeca. L'idea nasce da cosa? Nasce dal poter offrire un prodotto tracciabile e di qualità al termine di un pranzo e di una cena squisita. Oggi, dopo un pranzo e una cena, si ordina il caffè, ma in realtà non si sa che cosa si sta bevendo, perché non tutti i caffè sono uguali. La nostra idea è quella di dire al consumatore che caffè sta bevendo, quindi se è una monorigine Etiopia Sidamo, se è una monorigine Guatemala Antigua Pastores, un Jamaica Blue Mountain, e fargli capire che ogni caffè e ogni origine ha un suo gusto. Per far questo abbiamo strutturato la nostra offerta in questo modo. Allora, noi, appartenendo a un grande gruppo, abbiamo sviluppato le nostre macchine e utilizziamo delle cialde ecologiche. Questo per noi è molto importante perché ci discostiamo da capsule in plastica o alluminio, sia per un discorso di salute e sia per un discorso di qualità d'estrazione. La cialda ecologica altro non è che quello che fa il barista, cioè è una cialda di caffè macinato e pressato, avvolta poi da un filtro carta e contenuta in una bustina con azoto, in modo che si previene l'ossidazione del caffè. In questo modo, quando il caffè viene estratto, è sempre perfettamente fresco. Diciamo che il monoporzionato nasce e si sviluppa nell'Horeca proprio per questo motivo, ovvero per andare a avere un prodotto costante nell'erogazione, estratto sempre nello stesso modo, e all'olfatto appare davvero un ottimo caffè. Complimenti, perché non ha subito un processo di ossidazione. Assolutamente vero, e la proposta, la novità anche per il ristoratore, sta nell'offrire una carta del caffè. Noi possiamo personalizzare una proposta con diversi caffè, e i diversi caffè possono essere messi, anzi devono tra virgolette essere messi anche a prezzi diversi, perché non tutti i caffè sono uguali. Ovviamente per noi, se andiamo a parlare di un'eccellenza assoluta, parliamo di un Jamaica Blue Mountain, che è un re del caffè. Questo è un caffè che arriva in barili di legno, selezionato quasi chicco dopo chicco, ed è chiaro che questo prodotto non può costare come un prodotto sempre di qualità, ma più di largo consumo, se vogliamo. E allora Marco, quello del Blue Mountain con la cialda ecologica, che ha un profumo, amici, che insomma, è tutto dire. Dopo tentazzina ancora meglio. Ecco, e allora io tra poco, a telecamere spente, ti obbligherò a offrirmi proprio questo prodotto, quello che ho in mano, per provare di persona tutto quanto stai dicendo. Avete toccato un punto importantissimo, perché molto spesso i ristoratori, per risparmiare 1-2 centesimi, offrono alla fine del pasto un prodotto di qualità mediocre, per non dire tante volte scadente. È verissimo, e oltre a quello, in realtà non sanno neanche cosa stanno offrendo. Se lei dopo una cena chiede che caffè sto bevendo, difficilmente le sanno dire se è un puro arabica, ma se poi andiamo avanti, diciamo, che tipo di arabica è, che origine ha, allora lì caschiamo proprio. Diciamo che a loro cadono le braccia, ma ai clienti diretti cadono ancora di più. Esatto, assolutamente. Quindi
qualità in tazzina, ecologia, quindi compostabilità, quindi nessun problema di plastica, che anche l'ambiente comunque è importante. Non a caso stiamo puntando, ed è la novità di OS 2017, su una monorigine 100% arabica Nicaragua San Juan, che tra l'altro è biologico e certificato Fair Trade, e anche questo per noi rappresenta un discorso di etica sul mercato, di reperire prodotti di qualità, ma anche in maniera etica e strutturata sostanzialmente. Questa è l'offerta Horeca per Host 2017, voi però avete anche tante altre miscele. Sì, abbiamo, in realtà abbiamo 4 monorigini, abbiamo 3 miscele, abbiamo 3 aromatizzati che sono 99% pura arabica e 1% di aroma, ginseng, nocciola, caramello, e quindi non bevande ma caffè espressi aromatizzati, orzo, addirittura con i nostri moduli possiamo estrarre anche dei tè e delle tisane, perché abbiamo dei filtri speciali brevettati che ci permettono di fare estrazioni differenti. Questo con macchine di costruzione Imetec. Questo con macchine di costruzione Imetec. Made in Italy. Made in Italy. Puntiamo anche sul design, perché come potete vedere abbiamo anche delle tazzine espresso o tazze da cappuccio con un buco sostanzialmente. Allora togliamo il cucchiaino, togliamo la tazzina e facciamo vedere, ecco qui. Questo è il piattino con il foro al centro. Esatto, sì, col foro al centro, sia per il cappuccio che ovviamente per l'espresso, quindi anche questa per una funzionalità, e un cucchiaino particolarissimo, tagliato. Che non fa rompere la crema. Bravissimo, che non fa rompere la crema, anche se i nostri caffè, essendo eccellenti, in realtà non necessitano di zucchero, e quindi anche questo va a favore della salute. Guardate quanta esperienza in pochi minuti, divulgata poi attraverso le nostre telecamere e microfoni. Marco, qual è l'indirizzo email a cui possono scrivere per avere maggiori informazioni ovunque essi si trovino? Allora, ovviamente siamo presenti sui social, Facebook, Instagram, sito web www.caffedelcaravaggio.it, e l'indirizzo email info@caffedelcaravaggio.com. Grazie, sei stato cortesissimo. Io nel frattempo, e ora ci degustiamo Blue Mountain. Certo, io l'ho tenuta apposta tra pollice e indice per non perderla o farmela sequestrare nel frattempo, proprio per andare a gustare e provare quello che tu mi hai appena detto. Fabio Russo per orecatv.it. Noi continuiamo, amici, non andate via, perché abbiamo tantissimo altro da documentare con telecamera e microfono. Ciao Marco. Ciao, grazie, arrivederci.